One, two, three. Allora, che questo è il problema, che non si sa. Oh, Enrico Del Flinger, come stai? Bene. Io sono confuso, questo è il fatto. Uno, perché non so per quale caspita di motivo hai deciso di chiamarmi un caramè qua, che capito? Che uno cucinando in giro per il mondo poi viene qui a Villa Lario con Enrico Del Flinger e si trova che gli trema la mano. Quello è così. Che ti è venuto in mente a te? Allora, in questo bellissimo posto che abbiamo aperto circa un mese fa, una delle prime cene l'abbiamo voluto dedicare a te, e quindi questo grandissimo menù che abbiamo preparato stasera a base di pane, che hai voluto mettere assieme per noi, che a quattro mani faremo, sì. Perché visto che quando abbiamo lavorato assieme la prima volta oltre 20 anni fa, siamo diventati amici, forse anche 30 anni fa, però non... Sì. Allora, è stato il primo a farmi entrare in una cucina importante, perché gli altri signori, mi dice, ma che cos'è, uno scherzo, ma... Li vedevano in televisione e non riuscivo. Tu mi hai detto, vabbè, mettiti lì, e mi hai fatto pure le verdure. Certo, mi ricordo. Era bellissimo. Io ero appena arrivato a Roma, all'Eden, dove avevo aperto questo ristorante da pochi mesi. Lui è arrivato e mi aveva chiesto di stare in cucina con noi. Io ho pensato, sarà il tipico romano che resta qua 2 giorni e poi scappa. Invece è stato lì con noi 6 mesi, ha imparato tutti i trucchi del mestiere, ha cominciato a pulire le verdure, poi è salito e siamo sempre rimasti in contatto. È stato con noi a Campione, ha presentato una bellissima serata dentro il casinò per oltre 450 persone. È stato con noi qui all'apertura con Gualtiero Marchesi, con il ministro Martini e con Maroni, e stasera invece è lui il protagonista e noi lo aiutiamo. E mi trema la mano, vedi? Ecco, trema, vedi. La mano. Quello non ci posso fare niente, trema la mano. Guarda, dici che hai preso uno che il menù abbiamo pensato di fare una piccola provocazione partendo da un concetto povero, questa è una bellissima cosa qui. Allora, come entrée abbiamo fatto una panzanella, che è un'insalata di pane con sopra un po' di stracciatella o burrata, dentro è servito da un bicchiere. Perché pane? Perché pane, verdura, fresco, estate. Poi l'antipasto, mi sono detto, ma porca miseria, io sto da Enrico Del Flinger, che sto a Villa Lario, che caspita posso fare, che porca miseria. E allora, partendo sempre da un concetto di menù povero, ho fatto un pancotto, sta lì, posso far vedere? Scusa. Prego, allora. Bellissimo pancotto. Questo è un pane avanzato, cotto in brodo con un po' di zafferano, abbiamo fatto un patè di fegato di pollo, perché vogliamo povero, un po' di salsa rossa di bacche di lamponi, e poi c'è la signora Stefania che ci ha portato dei fiori, delle cose, delle erbe incredibili, certo. Sì, insomma, quello se funziona la cosa, perché c'è la signora. Meno male, se no dobbiamo andare noi a raccoglierli. Poi il primo, anche lì parto da un concetto di cucina povera. Che cosa fa, le fettuccini? No, abbiamo fatto questa pasta che si chiama accartocciata. Acqua e semola, povera, pure presa, fatta, tirata con un po' di rosmarino, accartocciata così, con un ragù di verdure, e siccome il tema è il pane, abbiamo fatto il pane croccante. Eccolo qua. Pane sempre avanzato, pane croccante. Eccolo qua. E il pane croccante, per non sprecare niente, l'abbiamo estrapolato dal contorno del secondo. Bravissimo, a questo proposito voglio dire una cosa. Come tu sai, la nostra associazione, che è Orotoc, da oltre 30 anni, l'anno prossimo compie 30 anni, è stata l'unica associazione riconosciuta di chef dell'Unione Europea, ed è 30 anni che si batte per ridurre lo spreco alimentare. E mi fa immenso piacere che tu abbia detto questa cosa, che non sprechiamo neanche il pane raffermo, e lo usiamo in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le dimensioni. Ma anche questo, perché tu mi hai raccontato che quando studiavi in Francia, qui e là, il tuo chef diceva, grande Rebuchon, sì, il miglior ristorante al mondo, perché voleva lavorare. Sì. Ti levava i secchi dell'immondizia. Esatto. Per non sprecare niente, cioè, tu sei cresciuto con questo venere. Sì. E qui a Villa Lario, appunto, abbiamo anche questa cucina che ha disegnato Electrolux in collaborazione con noi, con il nostro partner da tanti anni, dove abbiamo tutte le macchine a risparmio energetico. Quindi abbiamo una lavapiatti che risparmia oltre 13 litri e mezzo d'acqua ogni lavaggio, il frigo in classe 8 che risparmiano, sono eccezionali, e anche la cucina che ha risparmio energetico. E quindi, sai, è importantissimo far passare questo messaggio anche ai grandi chef di risparmio energetico. Io ho risparmiato perché i collaboratori non li pago. Ecco, bene, bravo. Ho risparmiato. Perché gli ho detto, guarda, vi porto da Enrico Del Flinger. Non davvero, sì, sì. Poi, il secondo è un uccellaccio che a me piace moltissimo. Fa parte della cultura contadina, la faraona. Come no? Che è un po' bistrattata, no? E abbiamo la disossata e ripieno nella base pane, perché una volta tutti i ripieni si facevano col pane, un po' di salsiccia, un po' di funghi, cose qui, rotolato, cotto, bello,
vuoi vedere? No, va bene, ci credo. A me uno è bello. Andiamo, vediamo che è molto bello questo, vieni. Adesso l'abbiamo già sporzionato. Poi la degusteremo anche, quindi. Ah, sì, sì, guarda che bello. Bellissima. Ok. E sì, con un fondo classico, con le ossa, abbiamo fatto un fondo bruno classico, come quello fatto io. Quello è un ricordo che ho di te all'Eden, sì. Che non l'avevo mai visto, questi fondi ne faceva, che poi il buono è quello. Che tu sei, già usavi il ghiaccio allora, prima che nessun altro parlava del ghiaccio. Buono, vabbè. Contorno. Contorno per dare un po' di acidità a tutta quella, questo è tutto dolce in pratica. Al piatto abbiamo fatto una caponatina di cipolle, abbiamo marinato le cipolle tutta la notte in aceto e zucchero, poi stufate poco e poi andremo a mescolare questa cosa con della frutta fresca, mele, pere, albicocche fresche, e andremo a riempire questo pezzo di pane, perché le cose di pane. Ma prima di riempire, con il fondo, quel dove abbiamo marinato le cipolle, abbiamo fatto una riduzione. Perché prima bagniamo qui, poi mettiamo questa caponatina, così il piatto anche bellissimo, bello colorato. Poi tu sai meglio di me che il dolce. Che, io sono venuto con l'idea e mi ha detto ci penso io. Va bene. Il dolce è un semifreddo al mango con delle ciliegie che abbiamo fatto assieme e alla fine sotto serviremo anche lì un crumble di pane. Sì, un crumble di pane, un crumble classico, invece della farina abbiamo usato il pane. Ecco. Una bella guarnizione. In tutto questo c'è la signora Stefania che ci ha portato delle erbe strepitose raccolte stamattina, che danno anche un aspetto bello, felice. Esatto, ed ogni piatto sarà abbinato a un fiore particolare, a una tipologia d'erba, delle erbe molto belle di campo che ha raccolto, come diceva appunto tu Stefania, e che mettiamo sui nostri piatti. Una mi trema la mano, mi trema la mano, come devo fare? Per me è un grande onore aver qua il mio amico Andy che cucina con noi, e sarà una bellissima serata, e tra poco cominciamo e poi degusteremo anche i piatti abbinati a degli strepitosi vini. Dei vini che io ho fatto la lista di vini, lui mi ha detto Andy ho cambiato tutto, e che dico, sto zitto e sì, basta. Mi sono permesso di cambiare in meglio. Grazie Enrico, grazie ti voglio a voi, bene. Grazie.